Il passo Fedaia, situato a quota 2057 metri, collega la Val di Fassa al versante veneto delle Dolomiti. È una zona di altissimo valore paesaggistico, al cospetto del ghiacciaio della Marmolada, la regina delle Dolomiti. Un paradiso per gli sciatori e gli appassionati del fuoripista, come per gli escursionisti nella stagione estiva, con panorami indimenticabili. L'area è caratterizzata dalla presenza dell'imponente bacino artificiale delimitato dalla diga che sbarra la testata della Valle dell'Avisio, dando origine a un lago lungo quasi 2 chilometri. Per i ciclisti si tratta di un comprensorio strepitoso. Oltre ai due versanti del passo, hanno a disposizione, nel raggio di pochi chilometri, le più belle e famose salite verso i passi dolomitici. Il passo Fedaia si trova sotto il ghiacciaio della Marmolada ed è per questo che molti la definiscono la salita della Marmolada. I francesi la definirebbero senza dubbio hors category, fuori categoria. È una delle grandi salite italiane. Ogni volta che il giro l'ha percorsa ha lasciato il segno in classifica generale. Due sono i versanti di questo passo dolomitico, uno veneto da Caprile, l'altro trentino da Canasei. Il versante storico, il più duro, è senza dubbio quello da Caprile. Per affrontare servono gambe, una buona bicicletta, rapporti giusti, testa e anche una buona dose di coraggio. I due versanti del passo Fedaia, quello trentino e quello veneto, comportano due diversi avvicinamenti. Il primo si raggiunge, provenendo da Bolzano, attraverso la statale 241 e il passo di Costalunga. Da lì si scende a Vigo di Fassa, per poi risalire la Val di Fassa fino a Canazei, dove ha inizio la salita per il Fedaia. Per chi arriva da sud, lungo l'autostrada del Brennero, è consigliabile uscire a Egna Ora, quindi percorrere la statale 48 in direzione Canazei. Il versante veneto si raggiunge da Belluno, imboccando la statale 203 e proseguendo per Agordo. Da qui si seguono le indicazioni per Alleghe. Caprile, il paese da cui ha inizio l'ascesa per il passo Fedaia, è a soli 4 km da Alleghe, sempre sulla statale 203. Per le grandi salite scaleremo il versante più impegnativo, quello da Caprile. Partiremo da un'altitudine di 1000 metri circa e arriveremo a quota 2057. Si tratta di un dislivello di 1000 metri e questo la dice lunga sulla difficoltà di una salita che presenta, soprattutto negli ultimi 6 km, pendenze molto molto dure. Fedaia è una salita molto dura, anche se nei primi chilometri le pendenze non sono proibitive. La musica cambia intorno alla metà salita, quando le pendenze si fanno veramente, veramente dure. Vero Davide? Vero, io l'ho fatta tante volte questa salita e quando si arriva a Malgazapela, cioè questo rettilineo, non finisce mai. Le pendenze sono intorno al 15-16%, la bicicletta non ne vuole sapere di andare avanti. Il Fedaia è veramente una salita difficile. Per la fase di riscaldamento possiamo sfruttare i primi chilometri di salita, visto che le pendenze non sono molto dure. Oppure possiamo partire da Alleghe, nel fondovalle, e arrivare qua. Il passo Fedaia non si improvvisa, bisogna avere un'ottima condizione atletica, bisogna aver fatto diversi chilometri, anche in salita, e avere la capacità di sopportare lo sforzo per molti minuti. L'alimentazione è importantissima, così come l'integrazione, bere poco e spesso, soprattutto nei primi chilometri. Con
quali rapporti si può affrontare il Fedaia? Oggi io e Davide, che siamo dei corridori molto allenati scarsi o poco allenati buoni, utilizzeremo un 27 come rapporto più agile e un 34 per me e 36 per lui. Mentre un professionista, Davide, con cosa va su? 39-25, ed è per questo che il 27 va bene per chi ha una buona condizione ed è abbastanza forte, ma il 29 non guasta, quindi dato che di rapporti se ne possono avere 10, 36-29 e siamo tranquilli. Parliamo di VAM, ora, velocità ascensionale media. Lungo la salita verso il passo Fedaia, però, ci sono alcuni tratti pianeggianti, altri in discesa, seppur molto brevi. Quindi i dati potrebbero essere leggermente alterati. Per questo motivo i tempi che segnaliamo vanno presi come indicativi. Prendiamo ora, come di consueto, tre fasce di VAM, 600, 900 e 1200 metri ora, per indicare la capacità ascensionale di un cicloturista, di un ciclista con un buon allenamento e di un corridore molto allenato. Per salire da Caprile fino alla vetta del Passo Fedaia, con VAM 600 si impiegheranno 1 ora e 3 quarti, con VAM 900 occorrerà 1 ora e 10, mentre con VAM 1200 50 minuti circa. Per la cronaca, un professionista forte, uno scalatore, impiega meno di 40 minuti, un professionista debole, un velocista, 10 minuti in più. L'inizio della salita è piuttosto agevole. Subito dopo la partenza da Caprile, le pendenze sono modeste. Si oltrepassa il bivio per il passo Pordoi e si giunge in località Rocca Pietore, a quota 1145, lungo il corso del torrente Pettorina. Dopo Rocca Pietore, ancora 3 km con una scesa assai leggera. Si procede su quote inferiori al 3%. Il primo tratto veramente duro è all'altezza del bivio per Sottoguda. Si tratta di uno strappo all'8%, ma subito dopo la strada spiana e concede respiro. Siamo ora a metà salita esatta. Abbiamo percorso 7 km e mezzo. Ed è proprio a questo punto che la salita rivela appieno la sua difficoltà. Da adesso fino alla vetta ci aspettano pendenze medie sempre notevolissime. Si comincia con quasi 2 km superiori al 9%, ma il tratto più duro deve ancora arrivare ed è in corrispondenza della Malga Ciapela. Da lì ci sono quasi 3 km al 12% e, per di più, con lunghi rettilinei. Un percorso capace di mettere a durissima prova anche i più allenati, alleviato solo dallo splendido colpo d'occhio sul ghiacciaio della Marmolada. Poco dopo il chilometro 12, un momento di respiro. Siamo a quota 1820, all'altezza della stazione della Seggiovia. Ma l'ultimo chilometro, se si eccettuano gli ultimi metri, è ancora terribile. La pendenza si attesta attorno all'11%. Andiamo. Passo Quanti Fedaia. Chilometri sono? Sono 13? Circa 15 chilometri. Per me sono meno. Purtroppo. Qualcosa meno. Per me sono 13. Purtroppo, ma... perché le pendenze sono più... Esatto. Dure. Allora, vedi? Di lì si va al Colle Santa Lucia, si va ad Arabba, si va a fare il Pordoi, mentre di qua... Fedaia. Passo Fedaia. Molti la chiamano la Marmolada, Però la Marmolada è la montagna che gli sta sopra. Il passo è Passo Fedaia. Passo Fedaia. Adesso si può iniziare la salita tranquillamente con un 39-17. Adesso ci fermiamo perché 16. C'è un semaforo rosso. E quindi... Tra l'altro, vedi, qua... si può riscaldare benissimo perché c'è, come si chiama? Alleghe.
Come? Da Alleghe si può arrivare. Alleghe? Alleghe? Alleghe! Si chiama Alleghe. Alleghe, prima ho detto Alleghe, ma è corretto adesso. Esatto, volevo dire se eri attento. Ero attento. Alleghe? Quindi da Alleghe a qua? È tutta pianura, c'è un lago bellissimo. Perché poi sei da Alleghe, potresti andare a fare il Passo San Pellegrino, potresti andare a fare il Forcella Staulanza, che è qua. Qui ci sono, una marea di salite, e noi quale facciamo? La più dura. Difficile. Verde, marmolada, Passo Fedaia, è una salita che fa paura. Fa paura specialmente la seconda parte, adesso noi non pensiamo alla seconda parte. Siamo alla prima. Andiamo via tranquilli, riscaldiamoci. Tanto io lo so. Un po'. Tanto io lo so già. Com'è? Io ho il 17. 17. Adesso anch'io, 34, 17 per 36, me. 36, 17. Addio il cronometro. Anche perché oggi vorrei parlare un po' di pulsazioni, sì. In modo un po' più specifico, anche perché il professor Sassi nella sua rubrica vi illustrerà cose molto molto interessanti che molti non conoscono, perché sai, il cuore lo sappiamo tutti, batte, dovrebbe battere più o meno forte. Pensa che i professionisti, gli atleti, i campioni, ma non solo campioni, anche professionisti, diciamo tra virgolette normali, alla mattina hanno delle frequenze molto basse. Ho messo il 50, 52. Adesso vado a mettere il 16. Io metto il 36, dai, è meglio, va. Così ci scaldiamo. Stavo dicendoti che i professionisti, atleti, allenati, molto allenati, hanno delle frequenze di base molto basse, 40, 42, 45, e frequenze massime nella norma. C'è chi arriva a 205, c'è chi arriva a 190, c'è chi arriva a 185. La teoria ci dice, tanto è cominciata la salita, eh? Infatti vado a mettere su subito il 17 perché prima rampetta tira. 21, meglio partire piano. La teoria ci dice che la frequenza massima dovrebbe essere 220 meno l'età. Nel mio caso 220 meno 45, quanto fa? 175. Bravo. Nel mio caso invece... Però volevo dirti che io non ho 175 di frequenza massima, ho 182-183. L'ho riportato anche un'altra volta come esempio. Chiappucci, che aveva 175, Bugno 205. C'erano una marea di pulsazioni di differenza. In pratica, le 150 pulsazioni di Chiappucci corrispondevano alle 180 o 190, no, 180 di Bugno. Quindi a questo punto la teoria va a farsi friggere. Cosa migliore sarebbe fare un test. Test sforzo. Incrementale. Un test che ti mostra le frequenze massime, le frequenze di soglia, cioè quei parametri che sono importanti per mettere giù una tabella di allenamento. Corretta. Corretta. Perché il modo migliore per allenarsi bene è comunque conoscere i propri valori, e il modo migliore per farlo è senz'altro un test. Il test. Adesso io metto il 21 perché già qua la strada inizia ad andare su. Ma come funzionano questi test? Test. Te lo dico appena sistemo il ecco qua. 23.
Anch'io 23. Il test si parte da una velocità molto bassa e ogni tot minuti si incrementa lo sforzo fino ad arrivare all'esaurimento. In questo caso si vede la tua frequenza massima, ma soprattutto si vede la frequenza di soglia, che è quella velocità, quello sforzo che tu puoi mantenere anche per un'ora. Perché? Perché non c'è accumulo di acido lattico, produzione, smaltimento, e questo ti permette di proseguire nello sforzo. Però già questo strappo si sente, eh? Sì. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo fatto 1,5 km. Siamo ancora all'inizio. Sì, però ma... già penso che qua il cuore si è già... Vedi? Ed è per questo che oggi parliamo di frequenze. Ci aspetta una salita molto dura. Se noi qui aumentiamo un po', andiamo probabilmente in acido lattico. E cioè accumulo, ed è uno sforzo che poi paghi. La cosa migliore è di andare un po' più piano, di fare una fatica giusta, accettabile, per poi avere qualcosa in più nella parte finale. Ed il cardiofrequenzimetro si serve proprio per questo, per dosare lo sforzo. Adesso qui finisce lo strappo. Da Caprile, da quando siamo partiti, abbiamo fatto 2 km. 2 km, però non è che siamo troppo molli, eh? No, già un bello strappetto. Ma che stiamo prendendo cicloturista. O è un cicloamatore. Per me è comunque uno in bicicletta. È uno che ci stacca dopo. No. Sì. Scusa, lei è del posto? Sì. Sì. C'è una scorciatoia per arrivare in cima senza far fatica? Ma no. È la strada giusta per il Fedaia? Sì. Come ti chiami? Franco. Ciao Franco. Ciao Franco. Sì. Da dove vieni? Da Rabba. Sì, purtroppo per il Fedaia niente. Ho capito, ascoltami. Ma è già duretto sto strappettino qui? Questo qui è l'antipasto. Ah, l'antipasto. Poi c'è il primo, il secondo. Qui sono già la frutta. Poi il ferraio è duro. Qui siamo a Rocca Pietore. Questa qui è Rocca Pietore. Ah. Conosci bene il passo Fedaia? Sì. Anch'io, molto. Lo sai. Anch'io. Ascoltami, io conosco una scorciatoia sotto Guda. Serai di sotto Guda. Belli, eh? Sono stupendi. Facciamo quelli? Sì. Ok. Quelli sono stupendi, però sono duri fino a mare a cappella e poi da mare a cappella è peggio. Sì. Ok. L'importante è saperle le cose. Qua quant'è la pendenza? Sarà intorno al 10-12. Qui siamo a Rocca Pietra. Beh, comunque mi piacciono questi posti. Comunque la strada è quella giusta. Certo. Eh? Cosa ti la strada giusta? Per il Fedaia. Per l'inferno. Per l'inferno, sì, perché dopo. No. Ci aspetta una delle salite più dure delle Dolomiti. Delle Dolomiti. Grazie. Alle 3. Abbiamo fatto 2 km e 400 metri. Rocca Pietore. Adesso scende. Meglio. E ne approfitto per mettere i 50, abbassare le pedalate e di conseguenza anche il cuore. Perché se avessi continuato con il 34, il cuore, le pulsazioni sarebbero salite. Tu sei molto allenato?
Abbastanza, sì. Abbastanza? Sì, perché qui ci sono solo passi da fare, quindi la salita è... La fai tutti i giorni? Sì. Praticamente fai ogni giorno. Allora, Franco, io faccio due chiacchiere con Massimo. La prendo con calma. Va bene. Ci vediamo sotto Guda? Certo. Eh? E sera dopo allora. Vai, vai. Ciao. Ciao. Pericoloso questo, eh. Questo sì, andiamo di questo confidenza, perché è un montanaro. Qua ci aspetta per poi farci soffrire, no? Di così. Ecco, vedi. Questi 500 metri ci permettono di recuperare lo sforzo del primo strappo. Dove eravamo rimasti? Ah, al fatto che appena presa la salita il cuore si impenna. Una cosa che gli appassionati devono sapere: molti non hanno il tempo di allenarsi, si allenano una o due volte alla settimana, altri tre o quattro. Cosa succede? Che quando tu ti alleni poco hai una soglia bassa, e cioè le pulsazioni si alzano immediatamente, schizzano, soprattutto quando comincia la salita. Ed è proprio a questi appassionati che mi rivolgo, e cioè voi più di altri, più di quelli allenati, avrete la sensazione di stare abbastanza bene appena partiti, avete la brillantezza, la freschezza, però state attenti perché andate subito fuori soglia. Se voi state 4-5 giorni senza andare in bicicletta, la prendete, fate un cavalcavia, pulsazioni subito alle stelle, se fate una salita ancora peggio. Quindi ancora di più in quei casi lì, moderazione, proprio perché ci vuole un attimo ad andare fuori soglia, e sono sforzi che pagate. Uno dei modi per migliorare è allenarsi a frequenze di soglia, cioè io che ho 183-184, soglia di 170, allenandomi dai 160 ai 170 miglioro. Se mi alleno oltre, peggioro la situazione, quindi non c'è un miglioramento. Adesso la strada comincia a salire di nuovo. Io ho messo, ho 30, rimesso 36, 34. Ho messo il 23 per non saperne leggere né scrivere. Anch'io. Ma sarà capitato qualche volta di allenarti, magari fare dopo un riscaldamento una salita a 10-12 km e le frequenze le hai sotto controllo. Discesa, recuperi, fai un'altra salita e non riesci ad andare su. La frequenza non riesce a salire, quindi vuol dire che... Vuol dire che sei stanco. Sei stanco. A volte può capitare che le frequenze fin da subito non si alzano. Io ho fatto 9 Tour de France. Non ero molto adatto a quel tipo di corsa. Avevo delle giornate dove non andavo proprio. E uno dei sintomi era la frequenza che non si alzava. Cioè, se io vincevo il giro delle miglia e facevo degli allunghi, delle trenate a 180 e più frequenza al minuto, al tour arrivavo a 145 e finito, ero arrivato. Mi mancavano 40 pulsazioni, sintomo di stanchezza, di mancanza di recupero. Se quel giorno lì, tanto dopo 3,8 km finisce anche questo strappo, vedi? Quindi l'inizio è bello, eh? Molto ondulato. Ci si può scaldare bene. Cos'hai messo, Will? Adesso? 17. 17. Casa. Anch'io. Metto 17. Anche 52. No, 50. Scusate, sono abituato con un'altra. Tu non sei più un corridore, adesso usi qui, ci vuole una 3, usiamo 50. Non sono più un professionista, sono ancora un corridore, ho la bicicletta, scusa. Sai che io quando correvo in bici ero abituato a segnarmi su un quadernino un vecchio metodo, no? Per tenere sotto controllo un attimo la tua situazione, le mie pulsazioni, nel senso che ogni mattino quando mi svegliavo, tempo di riprendermi un attimo e proprio
orologio alla mano e altro dito sul polso, contavo i miei battiti. Erano sempre intorno alle 45-50 pulsazioni. Il giorno che magari per un motivo o per un altro, magari allenamento duro il giorno prima o non ho dormito bene, il cuore mi segnava anche il polso 65-70. Stanchezza. Poi uscivo in bici e i battiti non si alzavano. Questo potrebbe essere un sintomo. Di stanchezza, sovrallenamento. In quei casi. O giornata no. E in quei casi l'unico consiglio che posso dare è quello di fare un allenamento defaticante, senza sforzare, senza fare lavori specifici. Un altro segnale importante, che potrebbe essere segno evidente di benessere, ma non lo è, è una tipologia contraria rispetto a quello che tu hai detto, e cioè, se io sono abituato ad avere 50 pulsazioni la mattina e una bella mattina mi sveglio con 44-45, quindi molto inferiore, potrebbe essere un dato di sovrallenamento, cioè l'allenamento mi porta gradatamente ad abbassare la frequenza cardiaca, cioè se io a gennaio ho 50, ad aprile potrei avere anche 45-44, ma gradatamente. Se invece un giorno all'improvviso hai 5-6 battiti in meno, potrebbe essere un sovrallenamento. Stanchezza. E quindi il consiglio è quello di andare da un preparatore, da un medico e capire se c'è qualche anomalia. Diciamo che le pulsazioni possono essere anche elevate se trascorre, si passa una nottata un po' insonne oppure non si digerisce bene, cose che possono capitare. Al mattino i battiti possono essere anche più alti per una serie di motivi, poi sta ad ognuno di noi vedere quali sono. Noi anche adesso abbiamo parlato di soglia, che è il 90-92% della frequenza massima, abbiamo parlato di medio, che è rispetto alla frequenza di soglia 5, 6, 7 battiti in meno. Sono i range che fanno bene. Se tu ti alleni a quelle frequenze aumenti, migliori. Non puoi fare un allenamento alla settimana, già due sono pochi, bisognerebbe farne almeno tre per avere una periodizzazione e un miglioramento. Però, e qui ricadiamo sulle sensazioni, sulle risposte che dà il fisico, non tutti i giorni sono uguali, come abbiamo detto prima. Al tour 30 pulsazioni in meno, la mattina qualche battito in più. Un giorno potrebbe succedere, anche se non sei all'interno di una grande corsa a tappe e quindi sei una persona normale che lavora e va in bicicletta, che ti ritrovi con le pulsazioni che non salgono. E ripeto, qui bisogna guardare sì il cardio, ma guardare dentro noi stessi. E usare un po' di buonsenso. Il buonsenso, che non bisogna mai tralasciare. Fondamentale questo. Dai, adesso si va abbastanza bene. Allora, qui secondo me abbiamo fatto 5 km e mezzo e siamo al bivio di Sottoguda. Vedi, la strada principale, la statale, prosegue a sinistra. Noi invece andiamo dritto. È una strada che il Giro d'Italia percorre dal 1998. Ah, io in bici non l'ho mai fatta. Eviti le gallerie, è più dura perché per arrivare a Malgasapela fai un chilometro in meno circa. È una strada meravigliosa, che d'estate è chiusa e aperta ai pedoni, però qualche ciclista si intromette. Ma andiamo sui piedi anche noi. Piedi. Non diciamolo. No, io piedi non ci vado. Aspetta a dirlo. Ho messo il 27 apposta. E siamo adesso a Sottoguda, un po' di pavè. Adesso il cuore qua torna a sedersi, tranquillo, si respira un po'. Il mio è ancora in piedi, no, è abbastanza tranquillo, dai. Tra un po' però comincia la salita dura. Ma tu hai tifosi ovunque? Sì. Per me ne hai messo qualcuno davanti che poi ti dà anche qualche spinta. Magari. Avrei bisogno. Allora, 23. Io invece ho ancora il 21.
pendenze saranno intorno al 7-8 qua, forse anche qualcosa in più. Però dai, tutto sommato fino adesso c'è qualche strappo, qualche centinaio di metri che la strada tira, ma c'è sempre dopo un po' di discesina, quindi sì, si recupera. È l'ultima questa, ricordatela, perché per i prossimi 40 minuti di discesa neanche l'ombra. Quindi adesso dovrebbe iniziare qua la strada, giusto? Sì, usciamo da Sottoguda e comincia. Comunque questa è la stradina vecchia che il Giro d'Italia affronta. Sulla sinistra abbiamo la strada principale, che è più regolare, pendenza intorno al 7-8% fino a Malga Zappella, dove queste due strade si rincontrano. Adesso comincia una strada molto stretta, spettacolare. Che bello. D'inverno è una pista da sci. 23 in questo tratto di strada. Qua siamo, eh? Siamo ai Serai di Sottoguda, quella strada di cui ti parlavo prima. È meravigliosa. Il Giro d'Italia è cominciato a passare di qui nel 1998. Poi ti spiegherò cosa successe quel giorno, anche se penso che tu lo sai già. Oh! Eccomi qua! Tutto a posto? Tutto bene. Allora, questa è la strada vecchia. Questa è la strada vecchia e sono i Serai di Sottoguda. È dura qua, vero? Ancora no, fra un chilometro inizia l'inferno. Ah, l'inferno? Sì. Infatti là sopra c'è la strada nuova. La strada nuova. Un po' più lunga, più regolare. Sì, un chilometro più lunga, però è meno dura di questa. Io faccio finta di non sentire. Guarda che spettacolo bello. Qui l'inverno si scende con gli sci. Si scende con gli sci, eh? È una pista. La pista che rientra si fa il Giro della Grande Guerra. Ah, il Giro della Grande Guerra. Serai di Sottoguda. Serai di Sottoguda. Per adesso va bene. Va bene, qua non è neanche tanto dura. No, ma aspetta. Bello. La strada vecchia si vede sopra le nostre spalle. Dietro il Ah, là. C'è il ponte. Quindi tu sei forte. Abbastanza. Qual è il tempo che impiega un buon corridore da Sottoguda fino alla vetta del... Allora, qui il record l'hanno stabilito 2 anni fa nel Giro delle Dolomiti, era di 29,45. Quindi 2 anni fa, Giro delle Dolomiti, 29,45, sì. Da Sottoguda al Fedaia. Da Penasa Gianni. Penasa Gianni. Sì. Qua inizia a tirare, io metto... Poi? 25. Anch'io. 25. Però non hanno fatto... 25. Strada. Hanno fatto quella nuova. 36-25. Anch'io sono 25. E vai col liscio. Qui inizia un po' il pezzo duro. Qua siamo sempre nell'abitato di... Qui siamo quasi a Malga Zappella. Quasi a Malga Zappella. Serai di Sottoguda. Dai. C'è una chiesetta lì. Io lascio il 25, eh. Qua 25 perché la pendenza continua a variare. Ci sono brevi tratti in cui per il momento si può, tra virgolette, tirare il fiato. Ma mi sta ancora per poco, eh. Quanto saremo qua come pendenza? Adesso saremo al 7, 8, 9, eh? Poi si arriva fino al 18. Sì? 15-18%. 15-18. Più avanti però. E chi è stato? Sì.
il geometra che ha studiato sta salita. Poteva fare due tornanti? Tornanti ci sono solo dopo Capanna Vila. Lo so, guarda. Dai. Ho fatto parecchie volte sta salita. Non da qui. La statale nuova. E nell'89 prendemmo la neve. Io non riuscivo più ad andare in tasca con le mani. Ad un certo punto ho perso un guanto. Ne avevo uno sì e uno no. C'era talmente tanto freddo, nevicava, che per andare giù verso Canasei non avevo più la sensibilità delle mani e guardavo dov'era, la mettevo qua sul freno e tiravo il braccio. Una roba incredibile. Dai, fino qua si va, Quanti chilometri abbiamo percorso? Quasi 7. Quasi 7 chilometri, per il momento ci troviamo all'incirca a metà salita. Possiamo dire che non è eccessivamente dura qua. Metà salita di sottovuoto. Poi sì. C'è tutto il pedaglio da fare. Sì, sì. Lo so, ma non me lo ricordare. Comunque sì. Qui è veramente uno spettacolo, Questa qui è davanti a noi, tra poco arriviamo alla Marmolada, più della Marmolada. Proprio la montagna. La regina delle Dolomiti. La regina delle Dolomiti. È veramente, merita veramente di pedalare su queste strade. Ma non potrebbero dare la possibilità ai ciclisti di passare di qua? Sono 3 anni che è zona pedonale. Ma è troppo bella. I ciclisti non danno fastidio. Qui è chiusa completamente al traffico. Sempre 25, anche se questo tratto diventa difficile. Da adesso in poi è tutto così. Capito, Davide? Io lo sapevo. La memoria è lunga. Qua, tornando al discorso di prima, il cuore fa come un motorino. Si impenna. Quanto sei? 160. C'ho ancora un po' di margine. Me lo tengo per dopo. 160 vuol dire che? Medio soglia. Medio soglia. Però vedi, e anche qui merita un discorso particolare. Un conto è fare una salita secca. Un conto è farne 2, 3 o addirittura 4. Se io in una gran fondo devo affrontare 4 salite, non posso andare in soglia nella prima, nella seconda, nella terza, nella quarta. Non ce la faccio. E quindi devo dosare le forze, soprattutto nelle prime salite. Altrimenti qui non vado più avanti. Quindi così dovreste affrontare solamente l'ultima in soglia. Se ce la fai, sì. Chi a fondo riesce, chi non a fondo no, perché il glicogeno comincia a diminuire e si è costretto a calare. Infatti, chi non è molto allenato, chi non fa tanti chilometri, chi non ha doti particolari, nell'ultima salita va su con 10, 15, 20 pulsazioni in meno. Siamo a Malga Ciapela. Da qua inizia la parte dura. Da qui ci sono 6 chilometri durissimi. 6 chilometri molto duri. Per arrivare in cima al passo pedaia. Non è ora che vai a casa te. Non lo so io.
adesso qui si prosegue dritti. Sei un terrorista. Guarda lì, strada nuova. Sempre dritto. Sempre dritto. Come siete messi, ragazzi? Va bene. Sei franco? Bene. E dopo che... vedremo lo streghe. Madonna, gli angeli. Ecco il pezzo dritto che è terribile. Ah, il drittone. E c'è una cosa che non sopporto. Di tutte le salite, questa è quella che più quella reggo. È la funivia che va sulla Marmolada. Sì, questa arriva in cima, tutta penia. Si può prendere? Adesso è chiusa. Ah, che sfortuna. Qua sì, si pedala intorno ai 10-12 km orari. E già? Oh, io sto facendo fatica. Allora, adesso si ritorna sulla statale. Malga Ciappela. Quindi, chi non fa questa, fa quella lì che... sì, un chilometro in più, un po' più facile, ma... diciamo che vale la pena di affrontarle da entrambi le parti. Di qua è un po' più bello, anzi. Ecco qua. 7 chilometri e 900 metri dalla partenza. Qua le pendenze che iniziano a diventare molto dure. Qua saremo intorno al 14. L'asfalto. Qui all'inizio anche qualcosa di più. Qualcosa di più, eh sì. Però l'asfalto è molto bello. Meno quello. Pedaglia aperto. Allora, io adesso metto il 27. Oh, ma meglio. Allora, ti spiego una cosa. Prima parlavo del 98, no? Quel giorno il traguardo era Selva di Val Gardena. Dovevano fare Duran, Staulanza, Fedaia, Cannazei, Sella, Pantani non aveva mai fatto il Fedaia prima di quel giorno e Roberto Conti, suo compagno di squadra, gli aveva dato delle indicazioni e gli aveva detto: Franco, vieni qua, o parlo, allora gli ha detto: guarda, quando arrivi a Caprile, poi la strada comincia a salire, qualche strappo, poi comincia la salita, troverai due o tre gallerie, dopo l'ultima, dopo la galleria aperta sulla sinistra, arriva Malga Ciappela e lì comincia il muro, devi partire lì, perché la maglia rosa ce l'aveva sulle lo svizzero. Solo che né Roberto Conti, tantomeno Pantani, sapevano che si faceva sotto Gudi, Serrai. Allora cosa è successo? Che van su, selezioni da dietro, rimangono 20 corridori, arrivano qui e Conti va dal Panta e gli dice, oh, Tanskat,
gli fa, oh, non parti, non scatti? E Pantani, sì, quando arrivi il pezzo duro, come mi hai detto tu stamattina. Ha detto, ma sei tu, ciunè? Ha detto, ma sei suonato? In dialetto, lei questa è il pezzo duro, questo è il pezzo duro. E le gallerie? No, abbiamo fatto un'altra strada. Finisce di parlare, parte Tonko. A quel punto Pantani coglie la palla al basso, prende Tonko e se ne va con Guerini. Non si era neanche accorto che questo era il pezzo duro. Pensa che fortuna, per non dire un'altra parola più breve e che renderebbe l'impatto. Comunque, questo per me è pezzo duro, già da un po', però rettilineo così di quasi 3 km. Yeah. Lo so, è duro, però 27 va bene. Va bene, cioè, per te che hai una certa età va bene le 27, per me Franco invece va bene anche le 25. Io il 25. Arriverai che te hai 45 anni. E dirai c***o mandare? No, non si dice. Si mette un bip. E dirai, cavolo! Andava però il cassa. Eh? Vero? Lo dirà? Certo. Quanti anni hai te? 36. Beh, oh, 36, 45, 24. Quindi? Ragazzi, andate avanti voi che mi viene da ridere. Ma guarda, abbiamo fatto 8 km e mezzo, siamo nel rettilineo di Manga Ciappella, siamo nel passo Fedaia vero e proprio. La strada è larga, ma inganna. Qui siamo sempre intorno 13, 14, 15. Inganna perché il rettilineo non ti dà la percezione di quanto la strada tira. Chissà in una gara qua che seminata che viene fuori. Tu non ci crederai, ma qui vanno su ai 18 all'ora professionisti. Quelli buoni, eh? Perché quelli del gruppetto, a parte che molti di loro vanno su con riserva, ma in una salita del genere prendono un minuto al chilometro, quelli del gruppetto. Perché poi per loro l'importante è arrivare entro il tempo massimo. Ale, abbiamo fatto 9 chilometri. Da poche centinaia di metri è iniziato questo drittone che sembra quasi infinito. Come dicevamo prima, la strada è larga, ma le pendenze sono veramente, veramente dure. Adesso metto il 27, mi siedo, vado su più regolare possibile. Cerco. Bene, io vi saluto. Dove vai? Il lavoro mi chiama. Sì. È stato un piacere. Ciao Franco, Davide. Piacere nostro. Ciao. Grazie. Ciao. 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 Mi raccomando, Ciao. 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 Io ho una riunione, arrivo. Parlo un attimo con Massimo. Pedala, Pedala sì. Qua il cuore cosa ti dice? Il cuore mi dice che sono scemo. Sei sulle 165. Quindi piano piano. Anzi, la frequenza si alza. Sì, ma vedi, a parte gli scherzi, con il 36-27 vado su, devo dire, bene, dai. Pensa che qui i preferiti usano il 25. Pantani
Nel 98 salì con il 39-23. Però è niente male, qua con il 23. Questo tratto presenta una difficoltà tale che mi voglia prendere niente. Sì. Cerco di guardare l'asfalto e basta, come una tecnica che usiamo sempre per distrarci quando vediamo questi rettilinei. Si guarda a 5 metri. Si concentra sulla pedalata, si guarda l'ombra. Anche lei non è che vada molto, eh? No. Qua la velocità nostra è molto, molto blanda, ma... Blanda che? Sono quasi a totta. Ma è la salita. Ah, allora dire la velocità è piano, andiamo piano, ma blanda vuol dire che uno va piano. Certo, blanda è la velocità, no, a causa della ritmo blanda. Pendenza. Sì. Qua la strada ci concede qualche metro di fiato. Infatti guarda, adesso mi dice che vado agli 11 e mezzo. 11 12. E mezzo. Il rapporto è sempre lo stesso. Andiamo sul 27. Almeno. Rapporto che vince non si cambia. Non lo togliamo. Dopo 9 km e mezzo abbiamo appunto questo tratto dove per un 100 metri, anche meno, meno di 100 metri, la strada spiana un attimo e poi riprende ancora a tirare, sempre in rettilineo. Ed allora di arrivare ai tornanti. Sì. Respirare. Fare anche in questo tratto, secondo me è molto utile fare quel lavoro che spieghi sempre tu. A volte pedalare, tirare, spingere e tirare. Sto facendo. Spingere e tirare. Ho ritratto leggermente il peso. E cerco di anticipare. Adesso sono molto arretrato sulla sella. E cerco di aiutarmi, come dicevi tu. È un lavoro molto utile questo. Però bisogna essere allenati per farlo, eh. Vabbè, certo. Per fare una salita come questa bisogna avere una base, una buona base di preparazione. Sennò è grigia. È una delle salite più dure delle Dolomiti, eh. Sempre nostro 27, anche il 29 qua non, per molti non andrebbe male. Per molti è indispensabile. Ecco, adesso qua è terribile. Qua picchia. Dopo 10 chilometri. Oh, tratto molto interessante per la pendenza, ma anche davvero difficile. E qui, ragazzi, qua tenere sempre controllo, sotto controllo il cardiofrequenzimetro, anche perché mancano ancora 3 chilometri buoni, eh. Sono molto impegnativi. Chi non lo usa invece
In questo caso neanche io lo sto usando. Cosa faccio? Come dicevamo prima, pedalo, vado su col buon senso. Fortunatamente le nostre sensazioni si equivalgono, penso. Tu dici? Vabbè, a giudicare la tua faccia e del mio fiatone, sì. Sono un buon attore, io, ricordati. Sai quante volte mi è capitato di uscire con dei ciclomotori, fare finta di niente ed essere a tutta? E dicevo, ragazzi, gli davo una menatina, no? Gli staccavo, facevo finta di niente e poi dicevo, oh, mi attaccavo al telefono o dicevo che devo aspettare uno dietro e recuperavo. Quindi bisogna sempre fare il contrario di come si sta. Esatto. Se uno sta male. Anche. No, è che il problema è che tu sei stato un professionista, stai 3 mesi, stai andare in bici, trovi un ciclomotore e cosa vuole fare? Staccarti. Staccarti. E a me sinceramente un po' mi rode. Ora faccio finta di niente. Classe, savoir faire e via, tracchete. Si svolta la prima strada che si incontra. Sì. Questo quando non sono allenato, eh. Quando sono allenato dico ancora la mia. Però. Però quella è dura, ciao! Però qua è infinita sta salita. Oh. È finita. Hai detto finita o infinita? Infinita. Ah. Se si percorre questo tratto in discesa, si arriva fino a 100 all'ora. Ecco qui. Qua siamo in prossimità di questa serie di tornanti che almeno per un po' ci consente di, spero, sì, speriamo, di respirare un attimino e di acquistare quel minimo di brillantezza per arrivare in cima. Ma Capanna Billy finisce in rettilineo. Ecco, quando si incontra questa serie di rifugi, di case, il drittone è finito. Ma si possono anche vedere i tornanti. Davide, va che metà, eh? In questo caso Davide sta attaccando. Ma io, che sono a tutta, so che anche lui ha una frequenza cardiaca elevatissima. Quindi è importante saper essere consapevoli che anche il proprio avversario, amico... C'è nessuno dietro. O compagno soffre. C'è nessuno dietro. No. Ah. Questo è mestiere, invece. Sai quante volte un amico, no, viene lì e fa finta di controllare e te gli dici, metti giù le mani. Ale, vai. Sempre 27, abbiamo un tornante molto ampio. 10 km e 800. Alla cima e mancano meno circa di tre. Tre? Meno di tre. Meno di tre? Sì. E in questo frangente, Davide, respiriamo, approfittiamone per questi metri. Fammi bere un po'. La tua frequenza com'è in questo momento?
over the top. Davide pensa sia quasi in soglia. Ma che quasi? Fuori soglia. Lì sono andato un po' fuori. Porca. Anch'io ero un po' fuori soglia, però da qua si può capire di quanto la strada si arrampichi. Ah, qui è meglio, dai. Qua è meglio. Chi sta bene qui, due denti e via. Eh sì, chi... Io invece metterei la catena sul tubolare. E che ambizione qua non fa come noi. No, anzi, qui mena. Butta giù il rapporto e spinge. Mentre chi non è molto preparato, comunque chi... Ma secondo te il rifugio Penabelli per cosa l'hanno fatto? Per quelli come me, te? C'è sempre una croce rossa lì. Ancora 30 metri e poi c'è un cartello 15% ancora. 15%? Guarda là. E per un bel po' anche, perché vedo una rampa. Ma dovrebbe mancare 2 chilometri. Arrivo alla vetta, mancano 2 chilometri, però... Spero. Circa, ma... Questi tornanti... Su questi tornanti le pendenze sono... veramente elevate. 4 tornanti per recuperare, questi qua sotto. E adesso 2 per morire. Abbiamo fatto 11 chilometri circa. Sì. Dopo 11 chilometri c'è un rifugio, poi un tornante dove si prende fiato e poi una rampa. Dura. Mi ci dice il 15%, ma le mie gambe anche di più. Perché? Vedi, lì dietro c'era la strada vecchia. Erano tutti tornantini. Invece adesso hanno fatto sto ponte. Qua è dura, eh. Qua le pendenze si fa sentire la fatica. Però si tiene duro poco, perché poi qua c'è un tornante dove la strada spiana proprio e si riacquista un po' di respiro. Sì, poco. Vedi, quella era la strada vecchia. Quella con i tornanti. Sì. Qua è dura, però un po' meno rispetto a prima. Anche nel 90 Bugno e Motte fecero il numero, staccarono tutti. Era l'anno del Gianni in maglia rosa dal primo all'ultimo giorno, come Merz, come Binda. E andarono via qui Gianni Bugno e Charlie Motte, francese. La tappa arrivava sul Pordoi. Vinse Motte perché Bugno gli lasciò la vittoria. Poi nel 2001, ti ricordi Gilberto Simoni? Sì. Lui, Perez Quaglio. Arrivarono sul Pordoi e Gilberto, a casa sua in Trentino, conquistò la sua prima maglia rosa. E poi Voglia e Cassani, 2006, ridicoli. Aia, noi abbiamo la forza di salire fino in cima parlando. I corridori, vedi, quando fanno il Giro d'Italia e il Tour, non dicono una parola. Ah, voglio vedere. Adesso, ora si può anche respirare un pochino, perché vado a mancare un chilometro e mezzo. Non manca tanto, il pezzo duro
Era quella. Era quello. Cosa vuol dire la passione, l'amore per questo sport? Pensa a tutte quelle persone che si spostano anche di centinaia, migliaia di chilometri per venire a fare questa salita. Stranieri, italiani. E pensa, che strano, eh? Far fatica per... Uno potrebbe dire per niente, invece no. No, perché... non è per niente, perché... A me dà una gioia infinita. Sì, fai fatica. Gioia. Mi piace. Sì, beh, fai fatica. E quando soffri. Arrivo su sono contento. Esatto, però una volta che arrivi in cima... Hai fatto la tua impresa. Sei arrivato, hai scalato un monte che... Che fanno quelli buoni. Che fanno quelli, che i campioni. Perciò, sì, ripeto... Facciamo fatica, noi come chiunque, però alla fine ne vale la pena. Qua anche la frequenza, parlando sempre di frequenza cardiaca, cala un pochettino. Sì, perché abbiamo mantenuto più o meno i 10 all'ora, qui è più facile. Sì. Logico, chi non ha ambizione di risultato, di tempo, qua può anche rifiatare e godersi gli ultimi chilometri che separano alla cima. Logicamente, però, più o meno tutti o quasi qua sono abbastanza faticati, eh? Sì. Però proprio questi tornanti ti aiutano. Sì, sì, manca meno di un chilometro, vedi? Là c'è la vetta. Però qua c'è ancora un dirizzone qui. Fammi prendere un po' fiato. Io tengo il 27, eh? Sì, sì, anche il 27. Chi lo toglie il 27? Da qua in poi teniamo un rapporto agile. E piano piano arriviamo in cima. Dai. Ecco la marmolada. Piste da sci. Sono un attimino in affanno adesso. Ma dai, ormai è finita. Ormai è finita. Il tratto duro diciamo che sia intorno al settimo chilometro. Dopo Marga Ciappella. E dopo i quattro tornanti, passato il rifugio in cima al rettilineo. Poi, e dopo un po' più abbordabile, anche se adesso torna ad essere un po' impegnativa. Qua c'è scritto 15%. Quanto? 15. Ah, non farmi ripetere le cose. 15%. E dopo? Dopo i chilometri che abbiamo percorso, sempre con la fatica accumulata, 2,15 mi sembra, 18,19 a me. E noi, io mi trovo in difficoltà adesso, senza aver spinto molto in principio di salita. Per questo è importante, e ricordiamo sempre, che le salite vanno affrontate con criterio dal primo all'ultimo chilometro. Certo, ci sta magari lo scatto con gli amici, però qui no. No, qua no. Però se la salita è lunga, con calma, un occhio al cardiofrequenzimetro per chi lo usa e si va su. Qua legna però, eh. Mancano 500, dai. Mezzo chilometro alla vetta.
due bei tornantoni, come piacciono a noi. Bevo un po' perché... rapporto sempre bello agile, senza sovraccaricare la gamba in questi brevi tratti in cui si può fare. Oh mamma! Ah, ce la fa sudare fino alla fine, no? Eh sì. Un'altra rampa. È l'ultima. In prossimità della cima. Dritta. Un 250 metri. Duri. Qua io metto a ruota. Metto a ruota. Con la speranza che Davide Cassani non ne approfitta, ma a giudicare dalla sua pedalata, penso di no. Finita, dai. Mi concentro sulle pedivelle di Davide, in questo caso che mi precede. E vado su. Com'è il cuore? 172. Siamo un po' medio soglia entrambi. No, soglia piena, anche di più. Ok. Ebbene sì, siamo in soglia totale, non ce la facciamo più, però qua inizia a spianare. In quest'ultimo tratto io avrei messo volentieri il 29. Sì. Ah. Siamo in cima. 13 chilometri. Cinque, c'è il rifugio. Oh. Adesso andiamo avanti un po', eh? Sì, sì. Perché qui c'è avanti. Un altipiano bellissimo. C'è un lago, penso artificiale, prima che cominci la discesa verso Alba, Anazei. Si ha il tempo qua di mettersi mantellina, manicotti, riprendere fiato e buttarsi in discesa, ma noi ci fermiamo qua, insomma. E questa è fatta. Passo Fedaia. 2054. È stata dura, specialmente negli ultimi chilometri. Sapevo. Quando vedo una riga, questo è il traguardo. Allora, cosa devi dire? Vuol dire che adesso, partendo da dove siamo partiti stamattina, quindi da dove siamo partiti stamattina? Dopo Alleghe, Caprile. O Alleghe, Caprile, abbiamo una fase di inizio salita abbastanza ondulata. Il primo chilometro e mezzo presenta degli strappi anche abbastanza impegnativi, però la gamba non fa ancora in tempo ad affaticarsi, perché c'è subito una leggera discesina. Questo è su e giù. C'è Rocca Pietore. Sì. Se passi dal centro c'è un strappettino, poi torna alla strada
a scendere un po', altro strapettino, pianura, e si arriva a Sottoguda. Lì c'è un bivio. Se voi proseguite dritto c'è il Pavè, Sottoguda, e si fanno i Serai, strada meravigliosa. Se invece state sulla statale, si prosegue con delle pendenze che vanno dal 7 al 9%. Le strade si ricongiungono a Malga Giappena. Lì comincia il passo Fedaia vero e proprio. Sono 6 km circa con quei tre tutti dritti che sono veramente tosti. Sono tosti, 3 km di rettilineo dove non c'è scampo. Si 36, 27 è il rapporto che ho usato io, ma consiglio di tenere come scorta un 29. 29 serve. Ci vuole tutto, perché specialmente la Malga Giappena si fa una fatica incredibile su quei 3 km dritti. Dopodiché si arriva a un rifugio, si ha quattro tornanti, i primi due consentono di respirare un pochino. Gli ultimi due, Davide, le scrivi di te, perché? Gli ultimi due diventano duri, perché poi trovate un cartello col 15%. Vedete davanti un ponte recente, ecco lì la strada si impenna, molto molto dura, ve lo assicuro. Poi ancora un paio di tornanti, agevoli abbastanza, manca 1,5 km. Poi la strada torna ad essere dura intorno agli 800 metri finali. Abbiamo sì uno strappo di 300 metri dritto, le pendenze lì sono intorno al 14%, e dopo la strada spiana e si giunge in vetta. E qui c'è questo altipiano. Pensate che qui, tanti tanti anni fa, quando correva Francesco Moser, veniva ad allenarsi, perché c'è una stradina dalla parte opposta che ai tempi di Francesco era sterrata, ma gliel'avevano sistemata. Perché? Perché stava qui, la quota, i benefici dell'altitudine, e si allenava a 2000 metri, in questo anello di 5 km. Penso che l'abbiano asfaltato, ma non ne sono sicuro. Là c'è la diga e questo è un paradiso. Ecco, guarda la marmolada. Ci sci anche d'estate, la penso. E poi, se uno vuole proseguire, va verso Alba, una discesa molto bella, Canazei. Dopo lì si può andare a fare il Pordò, il Sella. Si può andare in albergo, adesso, in macchina, dove volete. Adesso qua si può anche respirare, riprendere fiato. Ah, e farsi guardare una bella mangiata. Questo è un cardiofrequenzimetro, uno strumento che ormai è diventato di uso comune per molti ciclisti, cioè un misuratore di frequenza cardiaca. Adesso infatti parleremo della frequenza cardiaca, di quelli che sono i fattori che la determinano e come la frequenza cardiaca risponde all'allenamento. Mentre si pedala, soprattutto se lo si sta facendo a un ritmo non eccessivamente intenso e costante, ovviamente i nostri muscoli necessitano di energia. Questa energia in queste condizioni viene prevalentemente fornita dal cosiddetto metabolismo aerobico. Di che cosa si tratta? In sostanza, l'energia necessaria per la contrazione proviene dalla combustione degli alimenti con l'ossigeno che respiriamo. Ovviamente l'ossigeno deve arrivare ai muscoli e viene veicolato dai nostri polmoni fino ai muscoli attraverso dei carrelli che ci sono su ciascun globulo rosso, che sono costituiti da una sostanza detta emoglobina. Quindi quanto maggiore è la potenza che viene sviluppata pedalando, tanto più occorrerà far giungere ossigeno ai muscoli, e per poterlo far arrivare in quantità maggiore, uno dei meccanismi principali che si attua nell'organismo è quello di far girare più in fretta il sangue all'interno dell'organismo. Per farlo circolare più velocemente dobbiamo azionare con una maggior frequenza la nostra pompa cardiaca, e quindi quanto più intenso sarà lo sforzo, tanto più la nostra pompa cardiaca, il nostro cuore,
dovrà battere con una frequenza elevata. E la frequenza cardiaca è appunto il numero di pulsazioni che il nostro cuore compie ogni minuto. Quindi la frequenza cardiaca rappresenta il numero di volte al minuto per le quali il nostro cuore si contrae. Infatti si misura in battiti o pulsazioni al minuto. Questo schermo ci consente di seguire meglio quel che sta avvenendo. Qui abbiamo riportato il dato di potenza meccanica impostato, la potenza che il nostro atleta sta sviluppando, mentre qui abbiamo il dato di frequenza cardiaca istante per istante. Come possiamo vedere, a 100 watt la sua frequenza è di circa 115 pulsazioni. In quest'altro grafico vediamo come varia la relazione tra la frequenza cardiaca e il wattaggio. Quindi in corrispondenza dei 100 watt mettiamo un valore di frequenza cardiaca di 115 pulsazioni. Tra alcuni istanti il carico verrà aumentato a 150 watt e vedremo che piano piano la frequenza cardiaca, in risposta a questa maggiore richiesta di disponibilità di energia, aumenterà progressivamente. Ecco che la potenza è aumentata e vediamo piano piano salire la frequenza. Sono passati 2 minuti da quando abbiamo aumentato il carico e vediamo che la frequenza cardiaca si è assestata intorno a 140 pulsazioni. L'andamento è possibile seguirlo anche da questa linea rossa sul grafico. Mettiamo quindi in quest'altro grafico il valore di 140 pulsazioni in corrispondenza dei 150 watt. Ora il carico aumenterà ulteriormente di altri 50 watt, portandosi a 200 watt tra pochi secondi. Ecco che è aumentato ed ecco che la frequenza inizia progressivamente a salire. Ora che sono passati circa 2 minuti e mezzo a 200 watt, vediamo che la frequenza cardiaca si è assestata intorno ai 162-163 battiti. Andiamo dunque a immettere questo valore nel nostro grafico. Come possiamo ben vedere da questo grafico, l'aumento della frequenza cardiaca è grosso modo lineare rispetto all'aumento della potenza sviluppata dal nostro soggetto. Questo avviene fino all'incirca alla frequenza cardiaca massima, al raggiungimento della frequenza cardiaca massima del nostro atleta. Fatto salvo spesso un rallentamento dell'aumento della frequenza cardiaca quando ci si trova a 15-10 pulsazioni dalla massima, soprattutto se l'aumento della potenza avviene nel giro di pochi minuti. Ma qual è la frequenza cardiaca massima di un soggetto? In genere si dice che la frequenza cardiaca massima può essere calcolata semplicemente facendo 220 meno l'età in anni. In sostanza, un soggetto di 30 anni dovrebbe avere 220 meno 30, quindi 190 pulsazioni di frequenza cardiaca massima, mentre un soggetto di 60 anni dovrebbe avere 160 pulsazioni massime di frequenza cardiaca all'incirca. Bene, quello che è importante tenere presente quando si fa questo conteggio è proprio quel circa. Infatti la cosiddetta deviazione standard, la dispersione dei valori individuali rispetto a questo valore medio, non è trascurabile, essendo di più o meno 15 pulsazioni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, da un punto di vista statistico, che i 2/3 della popolazione di soggetti trentenni avranno una frequenza cardiaca massima compresa tra 175 e 205 pulsazioni, e ben 1/3 dei soggetti sarà distribuito con delle frequenze massime al di sopra o al di sotto di questi valori. Dunque si capisce quando questo calcolo sia approssimativo e quanto dunque debba essere preso in considerazione con grande attenzione quando si vuole tarare il proprio lavoro in base alla frequenza cardiaca. E questo è uno dei motivi principali
per i quali appunto si fanno dei test specifici per poter individuare attraverso la maniera più corretta il range di frequenza cardiaca ottimali per ciascun tipo di allenamento. Molti ciclisti pongono la questione se avere una frequenza cardiaca massima sia vantaggioso, chiedono cioè se tra due soggetti quello più forte abbia sempre una frequenza cardiaca massima superiore. In realtà la frequenza cardiaca massima non è per niente correlata con la potenzialità massima aerobica di un soggetto. La frequenza cardiaca è semplicemente un contagiri del motore. Ci sono macchine che raggiungono il loro picco di potenza, la loro potenza ottimale a 5.000 giri, ci sono macchine che raggiungono la loro potenza ottimale a 12.000 giri. Così avviene nei ciclisti. Ci sono ciclisti, per esempio di pari livello, che ottengono il massimo della loro potenza aerobica a 165-170 pulsazioni ed altri che lo ottengono a 190 pulsazioni. Non esiste da questo punto di vista dunque una regola. Quello che è certo è che con l'allenamento la frequenza cardiaca ai carichi submassimali tende a diminuire ed anche la frequenza a riposo e in misura meno percettibile la frequenza cardiaca massima può decrescere. In genere tra il periodo invernale e il periodo di massima forma la frequenza cardiaca massima cala di 2, 3, 5 pulsazioni al massimo. Su questo grafico, contrassegnati con i punti blu, vediamo la relazione tra la frequenza cardiaca e il carico di lavoro rilevati durante un test in un soggetto prima di un periodo di allenamento specifico. Dopo 6 settimane di allenamento specifico, il test è stato eseguito nuovamente e si vede come a parità di wattaggio la frequenza cardiaca sia più bassa. Quindi tutta la relazione tra la frequenza cardiaca e il carico di lavoro si è spostata verso il basso e verso destra nel grafico. Questo è un adattamento tipico che si riscontra per effetto dell'allenamento. Addirittura quando si parte da condizioni di forma veramente scarse, si arriva a un elevato livello di condizionamento aerobico, il miglioramento della frequenza cardiaca, inteso come abbassamento della frequenza cardiaca a parità di carico, può essere anche di 20 o addirittura 30 o più pulsazioni. Tuttavia, non sempre l'abbassamento della frequenza cardiaca a parità di carico deve essere considerato come un segnale di buon adattamento. In alcuni casi è un segnale di fatica, in altri casi è addirittura un segnale di sovrallenamento. Per esempio, quando il giorno seguente a un'uscita lunga e molto impegnativa, dove si siano affrontate lunghe salite, ci si accorge che la frequenza cardiaca non aumenta a parità di potenza meccanica o di sforzo muscolare fatto come aumenta solitamente, questo segnale è da interpretare come una situazione di mancanza di completo recupero dal lavoro svolto il giorno precedente. E in queste condizioni la cosa migliore da fare è diminuire l'intensità e anche la quantità del lavoro programmato.